Ecco, da qui si vede in lontananza quello che è stato chiamato per l'appunto il villaggio del parco, 285 villini costruiti abusivamente a ridosso del Parco Nazionale del Circeo dovevano essere residenze per anziani, invece si è tramutata in una vera e propria speculazione edilizia, con conseguente ed inevitabile colata di cemento e conseguente consumo del territorio. 285 villini che ora fanno mostra di loro qui in aperta campagna, dove una volta venivano coltivati i prodotti tipici della pianura pontina. Questo è quello che resta di una speculazione che ha visto la complicità del comune di Sabaudia e della regione Lazio. L'auspicio è che tutto questo possa essere abbattuto quanto prima, o comunque riconsegnato soltanto a quelle persone che hanno investito in buona fede i propri risparmi, ed invece coloro che hanno voluto speculare possano, come dire, essere condannati e risarcire la collettività. La nostra paura è che questa diventi una sorta di isola di Ciurli 2, quel complesso residenziale che ha fatto mostra di sé per diversi decenni a fondi e che è stato abbattuto recentemente soltanto dopo una campagna fortissima di Legambiente e della Regione Lazio. E ecco, noi non vorremmo passassero altri decenni prima di vedere abbattuta e quindi ristabilita la legalità anche in questo territorio. Non deve diventare il villaggio del parco una sorta di isola dei Ciurli 2, deve essere quanto prima risolto attraverso un impegno forte da parte della magistratura, dello Stato, di tutti gli enti coinvolti. Sorveglieremo e spingeremo affinché per l'appunto torni la legalità.